Quando pensate alla vostra vita, ci sono figure femminili che considerate importanti e che sono fonte di ispirazione? Possono essere persone della famiglia o anche persone famose. Ma quali sono le donne importanti nella vita degli italiani? Andiamo a chiederglielo. Quali sono le donne importanti della sua vita? Le donne importanti per la mia vita? Lo sono state anche delle insegnanti in passato. E poi... penso che mia mamma. La mamma. Mia sorella. Mia cugina. Le donne della mia vita sono mia mamma, mia figlia, mia nipote. Vabbè, quelle classiche. La mamma. Sì. La moglie e le sorelle. E la figlia. La madre, le mie sorelle, basta. Mia madre, mia zia che ora non c'è più perché si è sempre fatta rispettare un sacco come donna, era lei a comandare in casa e la adoravo, e sua madre. Le mie amiche, in generale, sì. Francesca. Tutte, due. Non ci sono più. Allora, nella mia vita direi mia madre e mia sorella per tutta la prima parte e poi c'è Katie. Ti stavo dicendo, ma Katie è al terzo posto? No, è una questione di, diciamo, fasi della mia vita. Non c'era ancora quando ero piccolo. In ordine cronologico. Sì. Perché sono importanti e cosa ti hanno insegnato? Perché sono importanti? Perché mi hanno accompagnato, diciamo, nella mia crescita e quindi mi hanno insegnato tutto quello che so fino adesso. Mia madre di più, ovviamente. Mia sorella è cresciuta con me, è più piccola di me, quindi è un po' diverso. E poi c'è Katie, con cui ho condiviso gli ultimi svariati anni della mia vita. Quanti? 12 e mezzo, siamo sul 13, penso quasi. Sì. Tanto sono io che ricordo di più le cose, non sì. È lei. Mia mamma e mia sorella. Le mie amiche. Sì. Perché sono importanti? Allora, mia mamma è perché è una donna molto indipendente e per me lei è stata un ottimo modello. E mia sorella è molto intelligente, purtroppo non mi ha insegnato questo, però la stimo per questo e pensa sempre agli altri. E poi le mie amiche dipende da chi. Devo anche dire le donne con cui lavoro a Joy of Languages perché siete tutte, mi avete insegnato ad essere organizzata, siete molto creative e avete un sacco di passione per quello che fate. Grazie. Volete conoscere o saperne di più sulle donne italiane famose? Bene, questa settimana abbiamo preparato una serie di esercizi sui contenuti della puntata, come per esempio aggettivi o espressioni per descrivere una persona. Mi raccomando, entra a far parte della comunità di Easy Italian per ricevere tanti altri materiali come video con e senza sottotitoli, audio lento, il cruciverba e tanto altro. Per saperne di più, clicca il link in descrizione. Avete imparato da queste donne? A farmi rispettare che il genere non conta assolutamente niente, ma solo quello che hai dentro. E sì, questo principalmente. L'educazione è la base di tutto, quindi mi hanno insegnato quello. E cosa ho imparato? La tenacia, la volontà di raggiungere gli obiettivi. Allora, da mia mamma ho imparato la cucina meridionale perché mia mamma è meridionale. Da mia figlia ho imparato la leggerezza
e da mia nipote ho imparato l'amore, perché tra l'altro mia nipote è metà cubana e ha una sensibilità pazzesca e quindi ho imparato la dolcezza da Ginevra e mi mantiene giovane, perché lei dice che sono una donna giovane. E cosa ha insegnato sua figlia e a sua nipote? A mia figlia ho insegnato, infatti poi il risultato è la nipotina, che siamo tutti uguali indipendentemente dal colore della pelle, e ho insegnato ad essere sincera. A mia nipote, diciamo che ho insegnato le stesse cose, però la nonna con la nipote cambia un po' atteggiamento, ama quasi, l'ho vista nascere mia nipote, c'è un amore completamente diverso. Se rimetto sulla bilancia, paradossalmente penso di volere più bene a mia nipote che a mia figlia, forse perché piccola, 16 anni adesso, ha bisogno di protezione, però anche lei mi dà tanto, mia nipote mi dà veramente tanto, quello che non mi ha dato mia figlia, perché mia figlia è molto chiusa. Invece mia nipote è espansiva. La felicità mi ha riempito la vita. E dalle sue amiche che cosa hai imparato? Tante piccole cose per vivere meglio, per essere più felice. Per esempio? La pazienza. Molte mie amiche sono più pazienti di me e sanno aspettare, e questa è una cosa che mi è servita molto. E lei cosa ha insegnato alle sue amiche? Oh, non lo saprei. Amiche. Esatto, non lo so se ho insegnato qualcosa. Cosa ti ha insegnato, Katie? Cosa mi ha insegnato? Non avere paura delle cose nuove. Tanto, tantissimo. Per esempio? Per esempio, una frase che rimarrà sempre nella mia storia, di nonno. Non me la ricordo, comunque è una frase di non rinvangare il passato, ecco, cioè dice passato è passato, guardiamo il presente. Questa è la frase più bella che mi ricordo. Oh, che domande difficili. Cosa abbiamo imparato da loro? No, beh, gli esempi, è ovvio che guardi gli esempi, guardi come si comportano e impari e provi ad apprezzare, devi apprezzi il mondo femminile. E troppe cose. Per esempio una o due? L'onestà. L'onestà, sì. C'è una donna famosa che ammira? Una donna famosa che ammiro. Beh, adesso mi viene in mente Margherita Hack. Perché l'ammira? E perché ha fatto strada in un tempo in cui non davano spazio alle donne. Allora, Rita Levi Montalcini di sicuro. E le donne in questo periodo mi stanno abbastanza deludendo, più che altro la gioventù, perché essendo fotografa vedo tutte queste ragazze che si fanno fotografare mezze nude, e partendo dal presupposto che la donna non deve essere violentata, però noi non dobbiamo dimenticarci che siamo donne. E quindi se vogliamo essere valorizzate ci dobbiamo far valorizzare, non ci dobbiamo snaturare solo perché abbiamo un corpo. Perché quel corpo invecchia, quello che non invecchia è lo spirito. Io ho 71 anni e me ne sento 20. Beh, in questi giorni siamo innamorati di Fiorella Mannoia, che è una donna ovviamente anche molto impegnata e ci piace molto sia come artista sia come pensiero, idee. Per chi non lo sa, chi è Fiorella Mannoia? È una cantante italiana che adesso tra l'altro sta partecipando anche al Festival di Sanremo. E che ha fatto moltissimo per le donne, organizzato tutti gli anni concerti con varie attrici e artiste italiane per appunto portare avanti il discorso della non violenza piuttosto che della protezione e della denuncia nei confronti di quanto succede purtroppo ancora tanto. Insieme ad altre cantanti. Altre cantanti, quindi. Sì. Altre donne? Che ammirate? Così sono i piedi, non lo so. Sua mamma. Perché? È una donna molto forte, ha avuto una vita per alcuni versi non facilissima, però è una donna da ammirare. Adesso non sta benissimo e sta combattendo in maniera molto, molto proattiva, molto forte, è molto legata alla vita ed è un insegnamento. Tante, cioè dalla classica Giovanna d'Arco, Marie Curie, tante onestamente, davvero, non saprei scegliere. No, onestamente non saprei. Troppe? Sì, troppe. Davvero troppe nella storia. Diciamo, le attrici, le cose, però
non me le ricordo perché la televisione la guardo poco ultimamente. Quindi non si ricorda quali donne famose? Ce n'è una che so, non mi ricordo il nome, però so che è stata operata o che aveva un tumore ancora, non so se ce l'ha ancora, e quindi ricordo quell'attrice che mi dispiace anche per questa malattia che ha, perché la, più o meno anche mia moglie ha avuto una malattia del genere e poi ce n'è. Insomma. Attuale o in generale? Quello che vuoi, chi vuoi. Sì, io ti direi Michelle Obama, ma non so perché, forse per la personalità che c'aveva. Beh, sceglierne una è difficile. Sono tante. Sì. Un'attrice, una cantante. Mi vengono tanti nomi che... cioè non ne sceglierei sinceramente una. Perché ce ne sono tante. Esatto, c'è cioè, chi comunque ha portato in più, cioè non mi sento di sceglierla. Wow, no, sono tante. No, no. No, noi siamo antidivi, quindi è difficile. No, ti dice una cantante, no, di famosi no. Beh, una politica o qualcuno. No, vabbè, ce ne sono tante. Troppe. Che apprezziamo. Che ricordo, diciamo che mi viene in mente così, ci sono le scienziate, quindi Margherita Hack. E... non mi rubare Rita Levi Montalcini. E... e vabbè, ok. E, allora, per adesso Margherita Hack. Poi ci sono una serie di cantanti tipo italiane, tendo, così evitiamo di andare. C'è Carmen Consoli che ricordo nella mia gioventù ho ascoltato molto. E altre nomi, cioè ce ne sono tante, però io ho un problema con i nomi, perché anche se tu mi chiedi se ricordo qualche uomo, che non ti saprei dire i nomi. Sì, quindi Carmen Consoli e Margherita Hack. Quindi io dico Rita Levi Montalcini, perché ho letto un libro suo, ho visto anche alcune interviste, sembra una persona molto, era impressionante, cioè quando, le cose che continuava a fare anche quando aveva più di 100 anni, era ancora molto attiva, molto dedicata alla sua missione, quindi la stimo molto. E quali sono le donne importanti nella vostra vita? Scrivetecelo nei commenti. Ciao!